molti ragazzi sanno già utilizzare delle tecnologie, ma non ne sanno fare l'uso che la scuola, a cui la scuola dovrebbe insegnare. Pertanto ci siamo, abbiamo aderito per sviluppare le competenze digitali al modello che nel 2010, ovviamente le competenze digitali di modello di Fini, Ranieri e Calvani, che è stato poi aggiornato, arricchito dal professor Ranieri nel 2013 con tutta una parte etica e sociale di interazione. Perché sviluppare le competenze digitali? Perché ovviamente, avendo anche uno strumento inserito nella metodologia, ci siamo dovuti porre degli obiettivi. E il Project Work risponde, ha risposto molto bene, il Project Work di storia che abbiamo fatto di statistica, risponde molto bene allo sviluppo delle tre aree. Le tre aree che, secondo il modello, sono quella tecnologica, quella cognitiva e quella etica. Nell'area tecnologica abbiamo cercato di far lavorare i ragazzi su non tanto l'utilizzo dell'iPad, ma come, quali strategie adottare di fronte a un problema, quali app scegliere per risolvere, per andare incontro a una risposta, a un'esigenza, un problema a costo, il Project Work, ribadisco, è proprio, ci ha permesso di sviluppare molto bene la competenza tecnologica, perché tutta la parte di risposta all'analisi dei dati, scegliere le app appropriate, scegliere fogli piuttosto che numbers, hanno dovuto operare durante i 4 anni delle scelte molto precise, e infatti ci siamo costruiti un insieme di un bagaglio, un insieme di app con cui hanno scelto di lavorare e su cui si sono specializzati per riuscire proprio a rispondere al problem solving di tipo tecnologico. Lo sviluppo dell'area cognitiva ovviamente va nella direzione della digital literacy, saper compiere delle ricerche in internet, essere consapevoli nella ricerca, cioè scegliere, saper selezionare le informazioni, tutte cose che insomma la competenza di digital literacy richiede, e poi tutta la sfera etica che va a lavorare sulla relazione, sulla collaborazione, sulla responsabilità all'interno delle relazioni della rete. Ecco, questi tre sono gli aspetti su cui noi nel tempo abbiamo lavorato e abbiamo cercato di proprio un percorso ai ragazzi. In mezzo dell'area collaborativa ovviamente c'è tutta quella parte di incrocio delle tre aree, che poi è la collaborazione quotidiana che i ragazzi fanno in classe. Le nostre aule sono, cioè la nostra aula è flessibile, abbiamo queste sedie che ci permettono di muoverci, non c'è cattedra, c'è questo modo di lavorare che ormai viene largamente utilizzato anche adesso con i bond, vengono proposti questo tipo di sempre in aula perché la rendono effettivamente comoda e flessibile. Abbiamo scelto l'iPad come strumento perché ci permetteva di non avere una serie di problemi di protezione, è un ambiente piuttosto protetto, chiuso, e abbiamo scelto una serie di app, come dicevo, dedicate, lasciando libero lo strumento, perché non li abbiamo configurati tutti uguali, ormai sono grandi non i superiori, quindi ci si può permettere di lasciare installare e provare, sperimentare le app più adeguate, anche perché devo sviluppare proprio l'abilità tecnologica, per cui i ragazzi arrivavano dicendo: professoressa, io per fare infografico ho trovato questo, si scambiavano dati, nomi, informazioni, e si sono creati nel tempo il loro setting, il loro gruppo di applicazioni che, su cui si trovano meglio. Condividiamo sulla piattaforma Moodle, hanno un diario di classe, insomma tutta questa parte collaborativa è facilitata dallo strumento digitale, che è sicuramente è stato per noi un grosso aiuto nelle dinamiche di collaborazione. Abbiamo un blog su cui i ragazzi raccontano la vita della classe, e abbiamo una radio partecipata. Siamo a casa della radio partecipata, perché la Radio Ligure e la Liguria che messo in piedi questo progetto di radio partecipata, Radio Jeans. Noi partecipiamo, siamo l'unica scuola di Torino, che mi sembra pochissima, a Piemonte, forse l'unica, che abbiamo aderito a questo progetto che è su una rete nazionale. E i ragazzi elaborano delle piccole puntate e le propongono su questa piattaforma, anche lì una piattaforma di condivisione, per cui ritorniamo sulla capacità di relazionarsi, di collaborare, quindi la competenza etica, lo sviluppo della competenza etica nella responsabilità dei contenuti anche che vengono caricati in radio. Non abbiamo abbandonato assolutamente il libro cartaceo, i quaderni, i ragazzi integrano lo strumento, ma all'inizio soprattutto il loro riferimento era il quaderno di punti.
questo, e lo strumento appunto digitale è un appoggio. Non abbiamo forzato nulla, erano liberi di scegliersi se liberi di interesse digitale o no, e c'è una continua integrazione di entrambi. Questo è un po' il contesto in cui noi abbiamo fatto partire la nostra sperimentazione. Dopo 4 anni cosa abbiamo visto? Allora, sicuramente uno sviluppo del senso critico, perché i problemi sfidanti che diamo all'inizio delle nostre lezioni, come vedrete poi nei due esempi di una che diamo, che portiamo, li abituano ad affrontare le situazioni problematiche con, senza spaventarsi. Sono abbastanza, i ragazzi del professionale, del nostro istituto in particolare, si sviluppa poco il senso critico, si fanno poche materie tipo filosofia, materie in cui devono argomentare, hanno un corso di psicologia, che sicuramente gli aiuta molto, ma l'idea di, abbiamo visto che lavorare in questo modo, con queste attività particolarmente sfidanti, che ti portano un po' verso la complessità e la suddivisione di un problema complesso e sottoproblemi, abbiamo visto che ha sviluppato molto questa capacità di non arrendersi di fronte a un qualcosa che di solito spaventa, soprattutto le persone più fragili che le ha. Lavorano molto bene in gruppo, addirittura a certe volte dobbiamo stimolare il lavoro singolo perché si appoggia moltissimo e sono estremamente produttivi quando sono in gruppo rispetto al lavoro che compiono poi quando devono misurarsi con loro stessi, perché vanno a colmare le fragilità, ma nello stesso tempo però c'è sempre una collaborazione costruttiva. Non abbiamo, tranne l'inizio quando si sono ancora un pochettino in stradale, non abbiamo mai avuto più problemi da ormai dal secondo anno di all'interno del gruppo il ragazzo non lavora, all'interno del gruppo lui non fa niente, io te lo faccio. C'è una estrema responsabilità, hanno sviluppato un fortissimo senso di responsabilità nella collaborazione, e questo nelle altre classi noi non lo vediamo, nonostante io faccia una didattica flipped, insomma, dopo vedrete molta didattica attiva e laboratoriale in quasi tutte le classi, abbastanza costantemente, però lo sviluppo sinergico di più insegnanti che lavorano tutti nella stessa direzione, abbiamo visto che effettivamente produce dei grandi cambiamenti nei ragazzi, nelle dinamiche nel lavorare tra loro e nell'affrontare la complessità in particolare in gruppo. Sicuramente aumenta la capacità digitale, chiaro, la competenza digitale perché hanno uno strumento che li aiuta a fare ricerche consapevole, a essere critici nel rapporto dei contenuti, a informarsi prima su di chi è il sito, mi posso fidare, cioè dei siti di riferimento, non faccio un copia e incolla ma rielaboro, ci sono certi meccanismi che ormai qua sono passati e questo ci fa ben sperare nel loro approccio poi sul lavoro e al mondo che li aspetterà tra 2 anni. Bene, le criticità ci sono, in particolare il fattore tempo. Ci sono degli istituti in Italia che lavorano un po' come noi e questo problema lo sentono un po' meno. Noi forse per nostra impostazione oppure in tutto corso di classe abbiamo visto che questo genere di lavoro con didattica attiva, con tanto laboratorio, come fate anche voi qua, che so che siete estremamente attivi da questo punto di vista, e credete anche voi a questo tipo di didattica, porta via molto tempo alla didattica curricolare, soprattutto in vista delle materie che hanno delle scadenze con l'esame di Stato, perché purtroppo ci dobbiamo misurare con una prova che ancora non è matura per questo genere di apprendimento. La nostra autorità non permetterà mai ai nostri ragazzi di vendere e di far fruttare delle competenze relazionali, di lavoro in gruppo, di approccio alla complessità, che non saranno mai misurate con un esame tradizionale qual è quello di Stato ora. E questo ci mette molto in crisi perché noi abbiamo dovuto selezionare alcuni segmenti di programma, alcuni contenuti a favore di questa didattica che mira ad approfondire la parte un pochettino più, secondo noi, cognitivamente interessante, che è la parte sfidante della flipped. Quindi i tempi per noi sono sempre stati un grosso problema. E c'è un po' di nostalgia della lezione frontale che va lentamente scomparendo perché ci manca. Queste lezioni dove uno si sente protagonista e si hanno gli occhioni davanti ai ragazzi, che sicuramente in certi momenti è piacevole e manca
Però io penso che, ma una cosa, noi i video, mentre la parola di storia utilizza video generalmente già pronti, Ulisse, Angela, oppure la storia, eccetera, io mi sono fatta tutta una serie di video miei, per cui quell'aspetto dell'intelligenza emotiva che viene attivata nel momento in cui viene sentito la voce dell'insegnante, non è andato perso, ecco, ho cercato di lavorare anche un po' su quello, che i ragazzi comunque avessero il mio linguaggio, il mio modo di affrontare le cose, perché avevo paura effettivamente che questo trasmettere il contenuto tramite il video potesse far perdere la motivazione o l'interesse dei ragazzi, ma di questo ne parleremo. E poi sicuramente c'è un grosso carico a casa per l'insegnante e anche per i ragazzi, perché se tutti gli insegnanti capovolgono diventa veramente molto impegnativo per loro il lavoro a casa di documentazione, che è grande. E poi l'elemento umanistico è un pochino più complesso, andare a cercare il momento iniziale dove c'è il lancio della sfida per attivare la motivazione. Tutto questo l'abbiamo maturato in questi 4 anni di lavoro. Il nostro, dunque, la Flipped Class nasce, voi sapete, immagino, cosa si tratta, il flip teaching, che cos'è, nasce in America, è il capovolgimento della lezione frontale, il momento dell'apprendimento dei contenuti a casa, perché? Perché il ragazzo in classe, in gruppo, collaborando con gli altri, fa la parte di esercizi, chiamiamola così, quando è nata, di esercitazione e in classe, supportata dai compagni, supportata dagli insegnanti. C'è molto più tempo per seguire il ragazzo. Non c'è l'occhio che casca davanti alla lezione frontale, non c'è l'altro braccio per dire che casca. Non c'è... noi abbiamo, all'inizio, quando io proponevo i miei primi video, perché ho proprio capovolto in questo modo, era 2011-2012, proponevo i miei video, allora arrivavo a scuola con dei quaderni bellissimi, scritti benissimo, con tutti i miei appunti delle lezioni, meravigliosi, avevano anche, li utilizzavano molto, quindi li andavano a riascoltare come recupero, come percorso di recupero, per rimanere compiti in classe, e io ho avuto immediatamente i voti orali che sono saliti, cioè il lessico è infatto molto più rapidamente che durante con le lezioni, la proprietà lessicale, la materia, cioè la definizione, il polinomio, l'insegno matematica, e quindi ho visto proprio che c'è stato nella parte orale, interrogazione scritta, nella parte di conoscenza dei contenuti, c'è stato uno sbalzo enorme, cioè sono passati addirittura alcuni ragazzi sono saltati di 2 voti nelle prove, perché effettivamente è uno strumento di recupero molto efficace, però debole usato così. Ci siamo subito posti un po' il problema che è semplicemente un trasporre una lezione da un'altra parte. E allora il professor Cecchinato ci segue dell'Università di Padova e ci ha proposto appunto un'elaborazione un pochettino diversa che parte da un momento sfidante. E questa allora poi con l'esperienza ce la siamo un po' definita in questo modo. Cioè noi partiamo, lavoriamo in questo modo. Proponiamo al ragazzo una sfida che generalmente genera un conflitto cognitivo, una roba che non aspetto che invece ne un'altra, quindi attiva la motivazione. Un qualcosa che in matematica viene facile, in fisica viene facile, in scienze viene facile, mentre nelle materie umanistiche è un pochettino più complesso. Il momento dell'attivazione della curiosità, che stimola quindi il ragazzo a lavorare, dice un po', perché è così. E a questo punto potrebbe, la sfida può essere condotta in gruppo, può essere condotta a casa da solo. Scusa, qualcosa, non ho detto. No, dimmi, adesso. L'elemento sfidante mi chiedevo se non potesse coincidere in qualche modo alla fase del presente nel processo di trasformazione. Ha degli elementi di attivazione, di motivazione e curiosità che si. Sì, sì, anche io ho pensato alla stessa. Io penso che qualunque tipo di didattica attiva, questa è la partenza. Io penso. Sì, sì, no, ma secondo me siamo tutti questo. Di disciplina. Sì. Tutti direi di discipline umanistiche, però direi che non, questa difficoltà non le avete trovate, no, nella motivare ragazzi a creare un conflitto cognitivo, un qualcosa che distingue, ecco. Più, noi abbiamo visto che è più facile per i docenti, cioè nel confronto del consiglio di classe, abbiamo proposto a tutto il consiglio di classe lavorare in questo modo, è stato scelto sulla base di una disponibilità del singolo ad approcciare a un cambiamento metodologico. Non tutti sono riusciti poi nel tempo a portare avanti una cosa di questo genere, un percorso di questo genere, o perlomeno a lavorarci con motivazione, forse anche perché magari non è un
una metodologia che non ha preso. E quindi alcuni li abbiamo persi lungo la strada, perché quelle materie si perdono, altri insegnanti li abbiamo trovati perché sono sostituito, per cui lungo il percorso nelle diverse discipline non si è lavorato in modo molto omogeneo. Ed è venuto fuori che in psicologia c'è il caso che viene proposto, quindi poi è molto semplice, ma in altre materie, inglese, tipo alcune materie hanno detto ma noi troviamo un pochettino più difficile riuscire a accattivare e motivare e acchiappare proprio l'attenzione del ragazzo al punto che poi si generi una forte motivazione anche alla fatica e poi successivamente subentra il lavoro vero. Quindi la sfida deve essere ovviamente allungata, non deve essere troppo forte, troppo difficile perché genera una frustrazione, non deve essere banale, altrimenti è già tutto risolto, tutto finito. E quindi non era. Nelle diverse discipline l'abbiamo declinata con delle, venuto naturalmente, ci sono delle leggere difficoltà. Per l'aspetto umanistico di solito questo è l'approccio iniziale, un video, una domanda, un documento, un problema, qualsiasi cosa che può attivare la motivazione. Dopodiché, immediatamente, nella parte scientifica cambia, c'è un momento di condivisione in classe, guidata dal docente, dove emergono i nodi concettuali, emergono dal video per esempio, emergono le caratteristiche, si rispondono alle domande che sono state poste dagli insegnanti sulla scheda di lavoro, e poi viene creata subito una sintesi dei contenuti, e questa sintesi è il momento in cui livello zero, noi chiamiamo, vengono fissati i nodi concettuali e viene ricostruito un po' tutto quello che attraverso il video doveva passare, invece che nella lezione frontale è passato in un altro modo e io lo vado a ricostruire. In questo modo il ragazzo ha chiara la sua sintesi. Nella parte scientifica, cioè nella parte scientifica, gli insegnanti fisica, scienze, eccetera, lavoriamo in un modo leggermente diverso. Alla nostra sfida non segue subito la condivisione col gruppo classe, ma segue la condivisione in gruppo, dove stabiliscono una strategia, decidono, dopo aver visto, faccio un esempio, un video particolare, decidono insieme qual è la soluzione, discutono spesso online in un forum dedicato oppure in classe in gruppo in presenza, decidono qual è la loro opinione, qual è la loro soluzione, qual è il loro contributo. Dopodiché avviene il momento della condivisione. Il momento della condivisione è guidato da me, li faccio arrivare, li facciamo, ovviamente penso che sia per tutti così, li facciamo arrivare al concetto che doveva emergere, quindi si guida, si ricostruisce questo framework e lì arriva il video per me. E la sistematizzazione arriva dopo, il contenuto arriva dopo, che se lo sono scoperto loro, perché altrimenti risultava troppo debole l'approccio metodologico, l'innovazione non c'è. C'è un'innovazione se il ragazzo giunge lui e sente lui di aver scoperto determinate cose, che poi vedremo bene magari nella guida che vi proponiamo. E in seguito c'è il secondo livello, cioè c'è il primo livello, questo era il grado zero, c'è proprio la scoperta di che cosa andiamo a parlare. Adesso lo approfondiamo e qui entra la parte di abilità di sviluppo della competenza digitale, quella cognitiva, dove c'è l'approfondimento con le fonti, fonti che possiamo dare noi all'inizio, fonti che si cercano loro, la selezione, l'approfondimento, la documentazione, e il lavoro qua è totalmente in gruppo, faranno un lavoro di sintesi, faranno un lavoro di riflessione e questo sicuramente aiuta a sviluppare tutte le competenze che dicevamo prima, che abbiamo visto estremamente sviluppare, quelle di collaborazione, di responsabilità all'interno dei gruppi. Quindi, loro in questa fase qua, forti della parte iniziale che ha dato il framework di base, cioè le conoscenze specifiche di base, vanno ad approfondire. E nel project work, per esempio, vedremo che è proprio la fase più creativa, la fase più interessante, dove si mettono più in gioco quelle che costa sicuramente più fatica al ragazzo. E nello stesso tempo però è finalizzata ad andare a produrre, non sempre, ma spesso, un qualcosa che è la sintesi del gruppo rispetto all'approfondimento che poi viene condivisa in classe e caricata in piattaforma e diventa bagaglio di quel portfolio digitale che il ragazzo si va a creare, che porterà all'esame di Stato. Non sempre avviene la fase di produzione, perché la fase di produzione è più complessa e molto lunga e quindi l'elaborazione del prodotto finale che deve essere originale, che deve essere di qualità, che deve essere insomma, ben svolto, ben fatto e approfondito, deve essere frutto dell'azione 1, cioè del livello 1, richiede anch'essa molto tempo, che o viene lavorata a casa
dividendo il lavoro in gruppo, ma sempre in classe, sono veramente, ecco qui, il tempo abbastanza tirato su questo. E piano piano i ragazzi hanno cominciato a essere molto critici in senso costruttivo, quindi c'è la presentazione, dopodiché sono molto attenti e sanno anche accettare le critiche, iniziano a far notare i punti di forza e criticità del prodotto, e questo li aiuta a sviluppare questo senso, questo aspetto critico. Quindi all'inizio erano molto timorosi nel dire: ah, io non ho trovato, cioè questa musica è stata montata proprio male, guarda che si sente questo fruscio, io che sono esperto potevo dargli la mano, bastava chiederlo. Sono molto critici, molto attenti e accettano molto bene le osservazioni degli altri, buone e cattive, ed è questo uno degli aspetti che proprio vediamo di differenza che crea un gruppo classe rispetto alle altre. Allora, questa è la prima parte, no? Noi lavoriamo così, questo è un frutto di un cammino, siamo arrivati a questo dopo 4 anni e il professor Cecchinato ci ha proposto questo suo modello, che è un modello che trovate anche sul suo libro, sui suoi tesi, negli articoli, ed è caricato in rete, c'è un sito che si chiama Flipped Repository, dove gli insegnanti caricano le loro unità costruite secondo questo modello, dove c'è la sfida, viene dedicata all'inizio, viene dedicato al contesto, i prerequisiti, l'argomento, dopodiché si racconta quali sono le modalità in cui viene condotta la sfida, i contenuti della sfida, come viene portata avanti, e quindi siamo a livello 1, quindi l'approfondimento dei contenuti, e poi ovviamente la chiusura finale, come viene chiusa con il prodotto digitale, con una mappa, con un debate, con qualcosa che va a sintetizzare tutte e mettere in campo competenze, capacità, contenuti acquisiti lungo il percorso. Qui c'è la fase valutativa. Argomento nero per noi, è stato sempre molto complicato, siamo sempre un po' in crisi sulla valutazione, perché gli strumenti per valutare, anche noi, mi fa piacere questo sorriso, perché la didattica, cioè le verifiche sommative ci sono, si devono fare, facciamo questo tema, facciamo delle classi sulle equazioni, e poi però c'è la valutazione tramite rubric, che poi vedremo del lavoro di gruppo, come si è lavorato, del prodotto che hanno sviluppato nella parte digitale, nella parte contenutistica, eccetera, e quindi la qualità, e insomma c'è tutta una serie di valutazioni che vanno a coronare il voto della valutazione tradizionale. Non è facile utilizzare le rubric, abbiamo trovato molte difficoltà, alcune volte facciamo delle schede di osservazione, dei lavori di gruppo, anche queste da valutare sono molto complesse, di passare dall'osservazione alla valutazione è un argomento che per noi è ancora piuttosto ostico, e devo dire non siamo forse gli unici, perché non abbiamo ancora trovato il canale. Confrontandoci con gli altri vediamo che non è così immediato risolvere questa impasse, perché siamo abituati anche a, insomma, quando si fa un gruppo in classe che è perfetto sulla parabola e sui problemi della parabola e do 10 e poi ha lavorato magari in modo scarso in gruppo, quanto riesco a fare pesare un voto piuttosto che un altro, siamo ancora molto legati ai contenuti, siamo molto legati alla valutazione dei contenuti. È più difficile dare peso a una valutazione che è la valutazione del lavoro svolto, della collaborazione, della responsabilità, della puntualità. Ci sembrano tutte cose assolutamente scontate, che scontate comunque non sono. E c'è difficile riuscire a integrare in un sistema che è ancora assolutamente tradizionale, un sistema che poi porterà, ripeto, all'esame di Stato, che in cui le prove non le faremo noi, e i ragazzi purtroppo su questa fetta non saranno valutati, rimarrà sempre l'allenamento solo a una verifica formativa, cioè una verifica formativa sui contenuti. E questa è una sfida, questo è un modulo di matematica. Vado veloce perché penso che tra di voi era solo per farvi vedere come a me questa quest'uda i ragazzi sono molto interessati quando partiamo con questo lavoro, perché c'entra perfettamente un po' lo spirito di quel percorso che ho detto, perché stimola enormemente la loro curiosità, vanno a litigare su chi fa la canestro, no? Io do questi 3 frame che sono, vedete, c'è la parte del primo, gli do queste 3 foto, dove nel primo c'è la posizione di un pallone che viene tirato a canestro,
Nella seconda ci sono due frame, due passaggi dello stesso tiro, e nella terza c'è tre frame dello stesso tiro. E gli chiedo, allora, farà canestro? Dal primo lo posso sapere, dal secondo lo posso sapere, dal terzo lo posso sapere. Quale dei tre mi dà maggiore sicurezza? Allora, da questo viene fuori il concetto fondamentale che una parabola è definita per tre punti. Non ne bastano due, per due punti ne bastano infinite. Come per Lorette invece ne basta una sola. Allora, non glielo diamo, lo devono conquistare e a suono di viti, disegni, fatti in modo incredibile, alla fine si arriva a questo concetto, ci vogliono tre punti. Bene, questo è il primo passaggio. Dopodiché questa attività è stata sviluppata da un americano, Dan Meyer, che io vado sempre a curiosare nel suo blog perché lavora proprio sempre in questo modo. Si chiama, è una teoria, una metodologia sua che si chiama dei tre atti, dove propone problemi altamente sfidanti, sono molto interessanti anche per i ragazzi nostri che insomma non sono liceali e hanno bisogno di contenuti un pochettino più limitati rispetto a quelli che magari propone lui, però sono molto interessanti e stimolanti. E nella seconda fase propongo 7 tiri a canestro per metà e gli chiederò se farà canestro la palla o no. È difficile riuscire a capire se il tiro andrà a canestro, ci sono 7 mezzi tiri, 7 vite di mezzi tiri, e allora loro in laboratorio seguono un percorso guidato, andranno a vedere prima il lancio, fanno delle deduzioni, delle ipotesi in gruppo, farà canestro sì perché no, io provo a disegnare, prova tu la simmetria, vengono fuori tutte le cose della parabola in un attimo, cioè viene fuori tutto lo studio della parabola e proprio dalle loro congetture. Dopodiché lo inseriamo in un foglio di lavoro dove loro possono, tramite questi parametri che la rete fanno cambiare la forma della parabola, riescono a modellizzare una situazione reale. E quindi dicono, ah sì, perché se io metto questa concavità, la posizione del vertice in un certo modo, quindi giocando con A, F e K, riescono a costruire, fittare la curva nel migliore dei modi e capire se andrà a canestro o no e faranno i loro ragionamenti. Quindi vanno a correggere magari il tiro che hanno fatto prima in modo intuitivo, la deduzione che hanno fatto in modo intuitivo. Questo lavoro qua gli costa, insomma, è un lavoro piuttosto complesso perché sono 7 curve diverse, però attiva fortemente la motivazione. E dopo questo c'è la condivisione in gruppo, le loro deduzioni e la parte del video arriva ora. Quindi io della parabola non ho mai parlato, ma hanno già scoperto tutto. Hanno scoperto che è simmetrica, che ci vogliono tre punti, hanno scoperto che è un vertice, hanno scoperto che è una concavità, che va. Quindi tutte cose che loro si trovano assolutamente in modo autonomo. E questa è, arriva qui la fase, la fine del livello 0. Dopodiché il livello 1 è l'approfondimento, allora, dove che si vede il tiro parabolico, il tiro parabolico in fisica, un'equazione di secondo grado, dove la troviamo? La troviamo in economia, la troviamo in diversi contesti, nelle scienze, ci aiuta a modellizzare delle situazioni reali, quindi si vanno a prendere dei problemi reali e li si modellizza e tramite la parabola, l'equazione di secondo grado, vado a risolvere dei problemi legati alla realtà. E questa è la fase di approfondimento, che non si arriva di solito, perché si fanno batterie di problemi, disegna la parabola che è, disegna la parabola che è. E questa parte di modellizzazione sul reale di approfondimento che genera apprendimento significativo, apprendimento forte che resta, generalmente non si ha tempo di farla, oppure non interessa farlo perché non è l'obiettivo. E sicuramente lo strumento digitale qui deve esserci perché aiuta enormemente, perché toglie tutta la parte di calcolo e permette di lavorare sull'aspetto cognitivo. E in classe gli insegnanti di matematica, non so se le medie hanno già scoperto questa applicazione fantastica che si chiama Photomat. Si fa una foto a qualsiasi cosa, un'equazione, un sistema, e lui la risolve. Photomat. E lui la risolve, e non solo dal risultato, da tutti i passaggi algebrici. È un'applicazione meravigliosa che gli insegnanti di matematica sono disperati perché se usano una cosa del genere, come in classe, ne fanno tutto perfettamente e prendono 10. Io gliela faccio usare sempre se l'obiettivo è più alto. E questo è il vantaggio del Photomat. Cioè, io non posso pensare di allenare dei ragazzi come delle macchine da guerra a imparare a fare, è fighissimo, è una roba spaziale, e a fare conti su conti su conti. Questa è la matematica. La matematica è come quando nell'ora di musica faccio solfeggiare per 4 anni i ragazzi senza farli mai suonare. È la stessa identica cosa. Ci fagli fare tutte queste equazioni sempre più complicate, con dei denominatori pazzeschi, senza arrivare a questa parte, che è la parte fondamentale, cioè la modellizzazione. Non so risolvere un'equazione troppo complicata, cioè Wolfram Alpha o Photomat,
fatto che comunque i ragazzi vadano allenati al calcolo, ma per carità di Dio, ma è per meglio per lo